basta un colpo sbagliato e addio vittoria. Colpire il centro non è importante, è l'unica cosa che conta. Non basta talento per vincere, serve averlo nell'attimo in cui si spara. Il bersaglio è una proiezione di te stesso. Questo sport è una sfida contro se stessi, il bello è vincere la sfida contro se stessi, è come se non esistesse l'avversario perché poi l'avversario alla fine sei te. Uno degli aspetti principali è avere un sano equilibrio tra mente e corpo. La mente purtroppo è quella che gioca il 90%, abbiamo visto tiratori fortissimi cadere nel momento in cui tutti si aspettavano qualcosa di grande. L'impegno nervoso è estremante. Certe volte non accetti che il colpo possa andare male. Quando sei sotto stress, il campione si differenzia da un tiratore di alto livello proprio per come riesce a gestire alcune fasi critiche della gara. Non è tanto non avere emozioni, non avere paure, non sentire l'ansia, è il fatto di conviverci un po' come compagno di viaggio. Tirare il grilletto nel momento giusto è istinto, ma anche coraggio a volte. Quando il braccio si muove, hai delle vibrazioni, non è semplice lasciarsi andare per tirare il grilletto. Sparo molto istintivo perché non mi piace pensare troppo a quello che potrebbe succedere. È un po' una parte che dal tiratore a tiratore si differenzia. La sensazione dopo aver fatto un 10 è una liberazione che però sai che durerà poco perché poi devi ricominciare da capo. È un'onda che si scontra contro un'altra onda. La sensazione del colpo perfetto è sempre bella, sempre viva. E ormai la impari a riconoscere, puoi anche non guardare il monitor. Più che svuotare la mente è proprio di trovare la concentrazione nelle cose che si fanno nell'istante presente. Facendo determinate cose, quindi posizione, alzo il braccio, respiro e tiro il grilletto, il colpo al 90% è buono. L'impugnatura è fondamentale, ogni tiratore di pistola ha la propria impugnatura fatta su misura. La respirazione è importantissima, si tira in apnea. L'equilibrio è importantissimo perché con l'equilibrio riesci ad avere una stabilità buona, che è anche ciò che caratterizza il nostro sport. Quando sei in pedana comunque sei solo tu e te stesso in quel momento e sei il tuo nemico amico, sei artefice di tutto il tuo destino. Puoi essere campione del mondo, campione olimpico, ogni gara riparti da zero. La storia della gara si decide un colpo alla volta, niente scontato.